Oggi ho deciso di fare un video un po' diverso, un po' più, diciamo, personale, che si distacca dai video, dalle tematiche che ho trattato fino ad ora. Diciamo che mi è stato ispirato da Alice Like Audrey, ve la consiglio, se non la conoscete ve la consiglio. E in pratica mi ha colpito un video che ha fatto, il penultimo video che ha caricato sul suo canale. Fa un piccolo discorso dove dice che ormai non c'è più quel rapporto che magari c'era all'inizio con... non rapporto, però come posso dire, quei contenuti anche personali che appunto una youtuber metteva sul canale, sul proprio canale. Invece adesso sono tutti, seguono tutti lo stesso target, sono tutte molto uguali, tutte fanno, diciamo che tutte hanno gli stessi contenuti, dove appunto io in questo video ho lasciato un commento dove appunto io raccontavo la mia, perché lei appunto chiede raccontatemi anche la vostra esperienza, io ho raccontato la mia esperienza dove appunto dico che ho conosciuto YouTube, mi sono avvicinata a YouTube come pubblico una decina d'anni fa con Will Wush, ovvero Guglielmo Scilla. Io ho iniziato appunto con i suoi video comici, cioè super super simpatici, tant'è che io piano piano, più il tempo passava e più mi staccavo dalla televisione per avvicinarmi a YouTube come intrattenimento. Sto parlando proprio come intrattenimento, mi piaceva il fatto che trovavo su YouTube tante cose interessanti. Io vi sto parlando 10 anni fa, quando i canali erano pochi. Davvero ti affezionavi a quello youtuber? Cioè davvero, proprio io davvero mi sono affezionata a Will Wush. Mi sparavo i video che appunto che faceva, che super super bravo. Poi non c'era tutta quella professionalità di fare video in 4K, ci voleva la ring light, e il microfono e tutto. Erano video molto alla mano, che aspettate, per i tempi, quindi 10 anni fa, lui era avanti, perché comunque faceva dei super video. Anno dopo anno sono usciti tanti nuovi canali, quindi c'è chi trattava solo di make up, c'è chi trattava solo di fumetti, c'è chi trattava solo di, che ne so, di storia, insomma eccetera eccetera eccetera. Quindi detto questo, torniamo al dunque. Alice mi ha ispirato nel fare questo video, quindi cercando di portare nel mio canale anche qualcosa di diverso, insomma raccontarvi anche un po' di me. Quindi iniziamo subito. Ciao, mi chiamo Emanuela, ho 25 anni, sono nata e cresciuta ad Alghero, ma vivo in provincia di Lecce, in un paesino in provincia di Lecce da qualche anno, appunto per studio. I miei hobby principali sono 3: cinema e cinema e telefilm, la lettura e poi l'ultimo è appunto la moda. La moda inteso appunto come mi piace disegnare abiti, è un mio grande sogno nel cassetto, è legato appunto a questo hobby. Ma partiamo subito. Il cinema, io mi sono appassionata con i film horror, possiamo dire, sì, mi sono avvicinata al cinema con i film horror. Il primo film horror l'ho visto, sembra, forse... quando ero in prima media, prima o seconda media, una cinesata assurda. Vi faccio l'esempio appunto, ragazza cinese con gli occhi cercati di nero, i capelli bagnati sul viso e la faccia bianca. Comunque era un classico film sciocco, che però magari all'epoca ci stava, ti spaventavi. Che poi il fatto che io quella volta non mi sono spaventata mi ha spinto a guardarne degli altri, sempre di più, fino a quando mi sono resa conto che i film horror non fanno per me, sono sciocchi, sono pochissimi quelli che mi hanno realmente colpita, che mi sono veramente piaciuti. E il primo è stato Carrie, lo sguardo del diavolo, che mi sa, non so se è 2015-2016, molto bello, è un remake del primo Carrie. Poi mi è piaciuto tantissimo no, però mi piaceva il personaggio The Woman in Black, dove c'era appunto come personaggio principale Daniel Radcliffe, ovvero l'attore di Harry Potter. Diciamo che l'ho visto semplicemente perché c'era lui come attore, volevo vedere lui che non fosse appunto Harry Potter. Poi sono passata alle saghe, al Signore degli Anelli, poi Harry Potter, anche se vabbè lì c'è un discorso a parte perché i libri sono una cosa, Pirati dei Caraibi, che c'è il mio attore preferito, ovvero Johnny Depp è il mio attore preferito. Diciamo negli ultimi 15 anni Johnny Depp è entrato, ha fatto breccia nel mio cuore scavalcando il tenerello Leonardo DiCaprio. Ecco, Leonardo DiCaprio è stato la mia prima cotta hollywoodiana, con appunto Titanic. Chi non ha guardato Titanic, penso nessuno sulla faccia della terra, anche il mio gatto ha guardato Titanic, insomma tutti hanno guardato Titanic, bellissimo.
Quello è stato l'unico film forse che appunto mi sono sfasciata in lacrime proprio pesantemente, ma non la prima volta, perché la prima volta che l'ho visto ero molto piccola. Io mi ricordo che i miei genitori avevano preso la videocassetta e l'ho guardato con loro, ero molto piccola. A distanza di anni, porca miseria, cioè proprio i pianti, la disperazione, il dramma, per 3 giorni dopo continuavo a piangere, insomma vabbè. Poi mi piacciono molto i film di guerra, veramente veramente tanto. Vabbè, il mio film preferito di guerra è stato Salvate il soldato Ryan. Poi mi è piaciuto tanto Le Crociate, quello è stato il mio primo film di guerra che ho visto al cinema, e il personaggio principale è Orlando Bloom. Quindi questi sono le mie categorie di film che di solito guardo. Poi, come libri, adesso ho comprato 3 libri, ho preso It di Stephen King, perché uno dei primi libri seri che ho letto, avrò avuto 13 o 14 anni, è stato Il Miglio Verde di Stephen King, bellissimo, bello, veramente bello. Poi ho visto il film A Distanza di Tempo, ed è bello pure quello, c'è Tom Hanks se non sbaglio, sì, come attore c'è Tom Hanks, mi è piaciuto anche il film, però il libro. Vabbè, che ve lo dico a fare, Stephen King un genio. Poi, adesso sto leggendo Il mostro di Firenze di Paolo Cocchi, Francesco Cappelletti e Michele Bruno. Parla appunto della storia del mostro di Firenze, dettagliata, proprio ci sono tutte le date, è super 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 dettagliata, tant'è che sto facendo fatica a leggerlo perché è pesante, cioè proprio pesante come libro, molto bello. Mi interessava questa vicenda perché ne ho sempre sentito parlare, però non ci sono mai entrata dentro. E poi abbiamo questo qui di Giovanni Falcone con Marcel Padovani, e si chiama Cose di Cosa Nostra. Questo qui deve essere un libro bellissimo. Il mio gatto si sta, scusate. Sofia, lì si è fatta un pianto ed eccola qui, ciuffietta, ciuffitina, ciao, saluta, ciao, amore, non ti mette a fuoco la macchina, che cos'è questa cosa mostruosa, che cos'è questa cosa mostruosa, vai giù, vai, fatti un giro, non piangere, ogni tanto piange. L'ultimo hobby è la moda, amo tantissimo tutto ciò che riguarda la moda, l'estetica, da quel punto di vista sono molto molto superficiale, molto molto frivola. Non me ne vergogno, sono fatta così, mi piace. Comunque ragazze, per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi abbia trasmesso qualcosa, non lo so che cosa vi ha trasmesso, è interessante, vi ha interessato questo video, guardate le mie ciglia quanto sono belle. E niente, quindi scrivetemi qui sotto nei commenti se anche quali sono i vostri hobby preferiti, oppure qual è il vostro sogno nel cassetto, insomma conosciamoci un po'. Iscrivetevi al mio canale, è gratis, mi farebbe tanto piacere crescere, sia qui su YouTube, se vi va anche su Instagram, mi trovate con il nome eunamela07. Ci vediamo al prossimo video, ciao. Sono iscritta, questo lo cancelliamo, e sono una persona, di solito sono una persona abbastanza umile.